Il sale rende gustose le nostre patatine e i popcorn. Ma non è tutto. Viene utilizzato in prodotti domestici e industriali, dai cosmetici ai fertilizzanti, dal trattamento delle acque alla salatura delle strade. In tutto il mondo vengono prodotte circa 300 tonnellate di sale ogni anno. Ma c'è un problema. È troppo per il nostro pianeta. Vedi, il sale emerge gradualmente sulla superficie terrestre dalle rocce oceaniche profonde e questo processo è abbastanza equilibrato, o almeno lo era. Gli umani stanno alterando questo equilibrio. La nostra domanda continua a crescere e stiamo rilasciando troppo sale nel suolo, nell'aria e nel mare. Se questo processo continuerà senza controllo, potremmo affrontare una minaccia esistenziale. Sì, uno studio recente condotto dall'Università del Maryland lo conferma. Da migliaia di anni esiste una cosa chiamata ciclo naturale del sale. Questo ascende naturalmente sulla superficie del nostro pianeta attraverso il sollevamento geologico e l'erosione delle rocce. Successivamente, le rocce si disgregano e rilasciano ioni di sale nel suolo. Alcuni di questi ioni sono assorbiti da piante e organismi, altri vengono trasportati nei fiumi, che li conducono agli oceani. Il sale entra anche nell'atmosfera attraverso la polvere salina nelle regioni aride e gli schizzi del mare nelle aree costiere. È fondamentale per gli umani perché il nostro corpo ha bisogno di sale proprio come gli animali e le piante. In poche parole, siamo sistemi elettrici controllati dai sali. Il terreno ha bisogno di sale perché, in caso contrario, non si agglomererà. Anche le piante necessitano di piccole quantità di sale poiché permette loro di avere un metabolismo adeguato e di sintetizzare abbastanza clorofilla. Allo stesso tempo, troppo sale non è un bene. E oggi l'attività umana interferisce con il ciclo naturale del sale, portandolo verso la superficie del pianeta molto più rapidamente di prima. Questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dopo aver combinato dati provenienti da diverse fonti, tra cui l'annuario minerario del Servizio Geologico degli Stati Uniti e i registri globali delle composizioni fluviali e delle misurazioni di salinità. Il principale fattore che porta a questi cambiamenti è l'estrazione del sale per l'alimentazione e altri prodotti. Poi ci sono le piogge acide, che aumentano il tasso di erosione delle rocce. Questi e altri fattori accelerano la generazione di sale sulla superficie del pianeta. Al momento la concentrazione di sale al mondo è troppo alta. Il suolo, le piante e gli animali non possono utilizzarlo tutto. Ancora peggio, alcune specie essenziali non riescono a sopravvivere con tutto questo sale in eccesso. La loro scomparsa altera la biodiversità e può portare all'apparizione di specie invasive, come i fragmiteti. Sono piante alte a canne che invadono le aree costiere. Poi c'è lo zooplancton, una specie oceanica importante, che regola le alghe. Se questa specie iniziasse a diminuire, potrebbe sconvolgere le reti alimentari mondiali. Troppo sale trasforma anche le terre agricole in terre incolte. Rapporti recenti hanno dimostrato che circa 833 ettari di terreno sono già stati colpiti, vale a dire un'area grande circa 4 volte l'India. In alcuni paesi vaste aree diventano sterili a causa dell'eccessiva salinità. Inoltre, l'eccesso di sale è dannoso per la nostra salute. Il problema è che tutto il sale in più finisce nelle acque sotterranee, rendendole troppo salate per il consumo umano. È particolarmente dannoso per le persone con diete a basso contenuto di sodio. E non sto parlando solo del sale da tavola o cloruro di sodio. No, anche altri sali a base di calcio e magnesio si infiltrano, solitamente dalla produzione di fertilizzanti e materiale da costruzione. È come un cocktail chimico di diversi tipi di sale provenienti da varie fonti. E gli scienziati non sanno ancora quali effetti possa avere su di noi e sulla nostra salute. Ora starai pensando, oh, è ora di ridurre l'assunzione di sale. Forse, ma non eliminarlo del tutto. Negli anni 30, il dottor Robert McCance, del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Cambridge, trovò 4 volontari e chiese loro di passare 10 giorni completamente senza sale. Prima di tutto, dovettero sudare per eliminare il sale che ancora rimaneva nei loro corpi. Dopodiché, lo scienziato desalò tutto ciò che era loro permesso mangiare e bere. Poco dopo, i partecipanti cominciarono a provare strane sensazioni. Si resero conto che non sentivano molto sapore in nulla di ciò che consumavano. E peggiorò. Presto i volontari furono talmente stanchi da non riuscire nemmeno a mangiare. Iniziarono a mostrare segni di iponatriemia, che si verifica quando la concentrazione di sodio nel sangue è pericolosamente bassa. È allora che le cellule del sangue di una persona si gonfiano, perché non c'è abbastanza sale a regolare quanta acqua una cellula dovrebbe assorbire. Se questa condizione non viene trattata, può causare convulsioni, ma anche avere conseguenze peggiori. Alla fine del periodo di prova, i partecipanti ricevettero alcuni cibi salati e, miracolosamente, nel giro di pochi minuti, riuscirono a sentire di nuovo i sapori e la loro energia tornò quasi a livelli normali. Sembra piuttosto terrificante. Se 10 giorni senza sale sono così, immagina che catastrofe sarebbe se il sale cessasse semplicemente di esistere. Non potremmo resistere a lungo, questo è certo. E sarebbe un dramma senza fine non solo per noi, ma anche per piante e animali.
Se i nostri oceani perdessero improvvisamente tutto il sale, tutte le alghe sottomarine sparirebbero, riducendo la fotosintesi sulla Terra quasi della metà. Le piante terrestri seguirebbero la stessa sorte. Così, poco dopo la scomparsa del sale, ci troveremmo ad affrontare un enorme problema: troppa anidride carbonica e non abbastanza ossigeno. Il nostro clima inizierebbe a fluttuare tra temperature estremamente calde e fredde, e gli uragani diventerebbero incredibilmente potenti e super distruttivi. Per fortuna abbiamo ancora sale nei nostri negozi e il ciclo naturale del sale potrebbe tornare più o meno stabile. A proposito, l'umanità conosce e apprezza il sale da molti secoli. Ad esempio, veniva usato come offerta e per conservare le mummie nell'antico Egitto. Era una merce preziosa scambiata tra i Fenici e il loro impero nel Mediterraneo. Nell'antica Cina si conoscevano più di 40 tipi di sale, usato anche per scopi medicinali. Nell'Europa continentale medievale, Venezia acquisì potere grazie al suo monopolio del sale. La produzione e il trasporto del sale portarono alla nascita di nuove città e alla costruzione di strade. In Austria, Salisburgo, la città del sale, è un ottimo esempio. Anche al giorno d'oggi, il sale continua a sorprenderci. Di recente, ricercatori della Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science dell'Università di Miami hanno scoperto rare pozze di salamoia in profondità nel Golfo di Aqaba. Si tratta di un'estensione settentrionale del Mar Rosso. Questi laghi salati sottomarini potrebbero custodire segreti su come si sono formati gli oceani sulla Terra milioni di anni fa. Potrebbero anche darci qualche indizio sulla vita su altri pianeti. Le pozze di salamoia sono tra gli ambienti più estremi sulla Terra, eppure nonostante la loro salinità ultra elevata, la chimica piuttosto esotica e la totale assenza di ossigeno pullulano di vita. I ricercatori hanno persino scoperto molecole bioattive con potenziali proprietà anticancerogene nei microbi delle pozze nel Mar Rosso. Queste pozze super salate, prive di ossigeno, si trovano vicino alla costa e potrebbero conservare informazioni su tsunami, terremoti e inondazioni improvvise avvenute nel Golfo di Aqaba migliaia di anni fa. Il sale ha persino viaggiato nello spazio. Beh, in un certo senso, vedi? La Luna è come una cometa che si libra nell'universo. Il nostro satellite naturale è seguito da una sottile coda composta da materia irradiata e il nostro pianeta attraversa direttamente questa coda una volta al mese. Ebbene, secondo uno studio pubblicato sulla rivista JGR Planets, questa coda lunare è composta da milioni di atomi di sodio. E come già saprai, la formula chimica del sale è cloruro di sodio. Quegli atomi vengono espulsi dal suolo lunare dagli impatti dei meteoriti e poi spinti per migliaia di chilometri a valle dalla radiazione solare. Per diversi giorni al mese, quando la Luna nuova si trova tra la Terra e il Sole, la gravità del nostro pianeta trascina quella coda di sodio in un lungo fascio che avvolge l'atmosfera del nostro pianeta. La coda stessa è innocua e invisibile a occhio nudo, ma durante quei giorni di Luna nuova, telescopi ad alta potenza possono rilevare il tenue bagliore arancione del sodio nel cielo.